Ringrazio tutti voi che siete venuti numerosi da Roma, dall'Italia, da tante parti del mondo per questa festa della fede dedicata a Maria Nostra Madre. Il popolo di Maria da tutto il mondo, fisicamente e spiritualmente, riunito in Piazza San Pietro per la giornata mariana mondiale con Papa Francesco. Un grande evento voluto appunto dal Papa per l'anno della fede, in occasione dell'anno della fede. E siamo qui sul sagrato della Basilica Vaticana per testimoniarvi la presenza a questo momento anche di un'ampia rappresentanza dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla, che appunto è venuta qui a questo momento di Chiesa Universale. 47 fedeli che si sono aggregati a questo grandissimo popolo presente qui in Piazza San Pietro, giunto da tutte le parti del mondo, dicevamo 800 circa le associazioni da ogni parte del pianeta per questo momento, oltre 200.000 fedeli secondo i dati ufficiali che sono stati segnalati. Oggi siamo di fronte ad una delle meraviglie del Signore, Maria. Una creatura umile e debole come noi, scelta per essere madre di Dio, madre del suo creatore. Proprio guardando Maria, alla luce delle letture che abbiamo ascoltato, vorrei riflettere con voi su tre realtà. Prima, Dio ci sorprende. Seconda, Dio ci chiede fedeltà. Terza, Dio è la nostra forza. I fedeli biancavillesi in particolare sono arrivati sabato per assistere all'accoglienza della Madonna di Fatima in Piazza San Pietro, la statua originale della Madonna che appunto ha fatto il suo ingresso in Piazza San Pietro, accolta e salutata dai fazzoletti bianchi festanti, secondo appunto la tradizione che è invalsa nella devozione alla Madonna di Fatima. Maria è madre, ha detto il Papa nella veglia mariana che si è svolta sabato pomeriggio, e come lei anche noi possiamo generare il figlio in ciascuno della nostra vita e incarnare così il Cristo nell'oggi della storia. Sono state giornate di grande fede in cui si è veramente vissuta una grande esperienza di Chiesa Universale con Maria, una grande famiglia riunita attorno alla sua madre e con il Papa, successore di Pietro, vicario di Cristo. Da segnalare ancora che i fedeli biancavillesi hanno offerto al Santo Padre un'immagine, una riproduzione dell'icona di Maria Santissima dell'Elemosina e un completo di lino per la messa che è stato realizzato appunto dalla signora Piera Furnari con l'immagine, con lo stemma di Papa Francesco. E poi la domenica mattina una grandissima folla si è radunata in Piazza San Pietro per la grande e solenne concelebrazione con il Santo Padre e l'atto di affidamento del mondo intero al cuore immacolato di Maria, un gesto fortemente voluto da Papa Bergoglio proprio per rinnovare l'affidamento appunto di tutto il mondo nelle mani di Maria. Maria che è stata in grado anche di modificare, se così possiamo dire, la storia. È stato particolarmente significativo il momento in cui la Madonna di Fatima in giro per Piazza San Pietro si è fermata nel punto in cui il 13 maggio del 1981 è stato fatto l'attentato a Giovanni Paolo II. Un momento che noi sappiamo per la fede essere stato veramente veicolato dalle mani di Maria, e sappiamo anche che quel proiettile che fu estratto dal corpo di Giovanni Paolo II si trova ancora oggi incastonato nella corona che la Madonna appunto porta con sé. Accogli con benevolenza di madre l'atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara. Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ti lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo, riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. Custodisci la nostra vita fra tue braccia. Benedici e rafforza ogni desiderio di bene. Alcuni rappresentanti dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina sono stati ammessi a sedere sul sagrato della Basilica a pochissimi metri dall'altare papale, come potete vedere da queste immagini, tra le delegazioni delle associazioni intervenute. Abbiamo portato in piazza San Pietro un po' della devozione mariana dei biancavillesi, hanno commentato alcuni dei fedeli presenti qui in piazza. Il presidente dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina, Giuseppe Sant'Angelo, ha poi ringraziato personalmente Monsignorino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e promotore dell'evento, per l'invito rivolto all'Associazione Biancavillese. A rendere ancora più significativo questo evento è stato il fatto che si è celebrato proprio il 13 di ottobre, ovvero 96 anni dopo l'ultima apparizione della Madonna a Fatima, avvenuta il 13 ottobre del 1917. E anche domenica mattina il Papa ha lanciato un messaggio chiaro e semplice ma molto incisivo, rivolto al cuore della vita familiare. Da Maria, ha detto il Papa, dobbiamo imparare la gratitudine e il perdono, atteggiamenti fondamentali per ogni famiglia. Un grandissimo saluto da parte di tutti i fedeli biancavillesi radunati in piazza San Pietro per questo grandissimo evento. Una grande famiglia con Maria e con il Santo Padre Francesco.